Il presidente della sesta commissione consiliare del comune di Caltanissetta, Tilde Falcone, ha convocato per il 3 gennaio 2023 una seduta della commissione da lei presieduta, con argomento all'ordine del giorno la discussione in merito alla proposta dell'approvazione del regolamento per l'istituzione della figura del garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza. Quanto riguarda il regolamento per il garante per l'adolescenza, la Commissione sta lavorando a questa bozza di regolamento, apportando degli emendamenti, approfondendo e studiando il regolamento in tutte le sue parti, in tutto il suo articolato, e dovrebbe essere approvata nei prossimi giorni. Devo dire che questi due regolamenti, sia quello per quanto riguarda la disabilità che per quanto riguarda il garante per l'adolescenza, vengono fuori, ovvero scaturiscono da due mozioni presentate dalla collega consigliera Caruso per queste due figure che sono di importanza incredibile, notevole, per quanto riguarda la collettività, per quanto riguarda il disabile, il regolamento per la figura del garante della disabilità. Caltanissetta è una delle prime città in Sicilia ad averlo insieme ad Agrigento, appena questo sarà approvato dal Consiglio. Quindi siamo in fase di approfondimento, è una diciamo, commissione giorno 3 interlocutoria, dove continueremo a lavorare a questo regolamento. Sarà mia premura, appena ci sarà l'approvazione del regolamento, di poter spiegare molto bene il regolamento stesso ai cittadini nisseni,